e vai con l'intro. Gli argini del fiume in piena si riparano davanti all'altare della patria. In piazza Venezia Malcolm iniziò a pensare che da lì a poco la festa si sarebbe trasformata in una cascata di furia spontanea. Intanto erano arrivati anche i manifestanti partiti da Piramide. In via delle Porte Coscure le prime avvisaglie, i carabinieri che bloccavano l'imbocco a Palazzo Grazioli vennero sommersi da un lancio di monnezze e bomboni assordanti. Lui si mosse per dire la sua, accese la miccia e lanciò il primo cilindro. Boom! I bastoni dei manifestanti colpirono i blindati e ruppero lo scudo di un carabiniere. Una rabbia contagiosa montò a ondate e molti altri si tuffarono nella ressa. Un ragazzo incappucciato con una bomboletta in mano scrisse sul muro insorgere per risorgere, firmandosi con una accerchiata. Il corteo, sempre più deciso, puntava Palazzo Madama. Marco camminava come se fosse caricato a molla e gli risuonava in testa il ritmo impazzito di Tetris. Se lo sentiva, l'aria che respirava era quella giusta. Avanzava anche lui alla stregua di un mattoncino elettronico, uno dietro l'altro, come nel videogioco. Fu in quel momento, là davanti, che si udirono i primi scoppi. Per tre voti il governo Berlusconi si era salvato. Il primo era di Calearo, il presidente della casa editrice Neri Pozza e amico con parrucca di Veltroni. Il secondo era della Jax futurista Polidori, sorella del padrone del CEPU. L'ultimo del dipietrista Sciliposi, ginecologo e docente a San Fador del Bahia. Se questa era una classe dirigente che decideva le sorti dell'Italia, l'inondazione non poteva tardare. Boom! Sotto il Senato sembrava la festa di Pietigroia. Però le bombe carta non scoppiavano per festeggiare tanti, ma solo le porche madonne di chi stava pagando la crisi. Boom, boom! Lui si unì al lancio, contro i blindati che impedivano l'accesso a Palazzo Madama. Lo spettore che c'era spinto avanti con il boom block tornò indietro in mezzo al fumo dei lacrimogeni, diventando nel corteo che stava proseguendo sul corso Vittorio Emanuele. Alcuni manifestanti camminavano spingendo i carrelli della spesa dei limoni, maschere antigas, legna e bottiglie d'acqua. I guastatori presero di mira le entrate delle barche, armate di bastoni lunghi, sradicarono le telecamere piazzate in alto. In compartecipazione psichica, Malcolm gli osservò sorridendo. A volto scoperto beccò suo cugino, mano a forbice, che a rallentatore splendava sulle vetrate di una cassa di risparmio. Spegni il mutuo, accendi le banche. Era il momento di dare fuoco ad altre vince. Prese la mira e lanciò il petardone su una pena addobbata. Boom! Dopo Atene e Londra, anche a Roma bruciavano gli alberi di Natale. Boom! Per una volta si frantumava il mito di un popolo civile. Protesta civilmente, dove qualcuno ti parla per un 25 luglio, si era aperta la strada di un 25 aprile. Lo scenario era cambiato in pochi secondi, la parola era passata alle piazze. I media facevano il romanzo, urlando alla guerriglia criminale. Il reale aveva squarciato il reale di show. Dallo smartphone di uno studente, Marco vide fili dei quotidiani impallidire e terrorizzati. Dove è finito il popolo educato dell'anti-berlusconismo? Dove sono andati gli immaginari propri ragazzi? Boom! La polizia non si faceva vedere, gli spazi di manovra aumentavano. Sul tragitto i manifestanti si ricongiungarono a spese di qualche negozio. Due cantieri incontrati sul percorso vennero svuotati dal materiale che poteva tornare utile alla guerriglia urbana. Apparentemente c'era una calma artificiale, l'aria sembrava rarefatta, forse c'era stanchezza, era quasi 4 ore che la battaglia andava avanti. Marco stava ancora solo, si trascinava in silenzio con il timore che il fiume sia arrivato, si
piano il passo, cercando l'inevitabile impatto. Laggiù all'altezza di via Novacelli, due o tre camionette ponevano una fragile barriera di cagare del morto. Un attacco, spazio per le vite. Da una strada laterale si precipitarono dei finanzieri, cautamente tentarono di affrontare le avanguardie degli insorti. Balbo Mancese lanciò l'ultimo nei suoi petardi nel mezzo del fronte opposto. Si sentirono i tonfi del corpo a corpo, sbragliate da una parte, manganellate dall'altra. Ma l'ordumara si infittiva, la piazza del popolo era un continuo fiume di nuovi rinforzi. I finanzieri si ritrovarono in pieno circondario. Il più accanito tra loro fu spingonato, preso a spelloni, gli levarono il casco, lo scudo, il manganello e pure le manette. Balbo, lì su via del corso si stava scatenando un'energia, una forza che veniva da lontano, un'indole antagonista da troppo tempo subita. Il sapere non era più la sacricola da difendere, ma una mostruosa arma con cui fare male al nemico. Le guardie a Copenaghen, un po'
non sapevamo che cazzo scrivere, sia come fai, non sapevamo che cazzo mettere in questo socio i miti del nord, e pensavo che mi sarebbe servito a fare che cosa questo libro per evitare che le carcerazioni e da parte delle guardie danesi a Copenaghen. Invece il libro non è servito un cazzo, perché su 6 giorni sono stato bevuto 4 volte, di cui fortunatamente una volta solo alla fine sono riuscito ad arrivare e a essere portato dentro al gabbio, perché una volta gli ho fatto il gioco delle 3 carte, una volta gli sono proprio scappato, ho preso un taxi al volo, e vabbè, però a parte cazzate così, devo dire che Miti del Nord non mi è servito un cazzo. Speravo che succeda, è servito qualcosa per l'economia totale del libro, sicuramente rappresenta bene la maniera che abbiamo di lavorare noi, qui io registro parecchio, o comunque mentre parla scrivo in velocità e poi dopo lo rivediamo. Preferisco addirittura con lui piuttosto di usare il registratore di andare dietro, lui mi è di fianco e io scrivo, e dico, ferma, vai avanti su questo concetto, vai, vai, parti. Miti del Nord, benissimo, dai, vai, parti. E questa è quella che è uscita fuori. Quella notte, Malcolm non ci mise molto a entrare in sintonia con Morfeo. Il sogno si confuse con un libro illustrato che aveva appena letto, I Miti del Nord. E la prima immagine nitida che vide fu il momento in cui un coltello tagliava la pelle del suo palmo per poi unirsi in una stretta di mano con Odino. Lui, Loki, lo Jotun, il figlio del popolo dei reietti di Midgard, quello dei giganti, degli orchi, delle streghe. Loki, il figlio del popolo. Loki stava diventando fratello di sangue di Odino, padre dei suoi nemici, nel mondo degli dèi, quello irraggiungibile di Asgard. Odino lo aveva voluto al suo fianco perché Loki era intelligente, astuto e bello, il più bello, quello che sapeva parlare bene e che tutti ascoltavano la mente. Odino aveva paura, ma Odino era un figlio di puttana, lo sapeva l'intero mondo mirico di Malcolm, era uno che truffava, che giocava alle 3 carte con le vite degli altri, forse aveva capito che Loki avrebbe
gli occhi, con le spade, sganciarono l'ultimo duello mortale. Nel momento in cui le due lame si conficcarono a vicenda nei loro petti, Malcolm si svegliò. Forse non serviva a niente attaccare l'inverno in palazzo,
ma ogni tanto è bello vedere che l'ordine spezza sotto sopra. Pensava Marco senza farsi riconoscere dall'amica di Clara. Lei rappresentava chi non sapeva nemmeno cosa significasse la parola futuro. Coloro che erano costretti a inventarsi un modo diverso per sopravvivere ogni giorno. Questa non era la generazione di Genova. In un global di una volta speravano ancora di diventare classe media e di restarci. Lavorare nella New Economy.